Allora, grazie Presidente. Devo dire che finalmente oggi arriva in aula questa delibera, delibera che diciamo, abbiamo presentato già un po' di tempo fa, sia molti consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione. Infatti, come potete vedere dalle firme, diciamo, questa è un'iniziativa che viene sostenuta e sposata da tutte le forze politiche in campo. Questo perché la delibera è il frutto di un lavoro portato avanti dalla Commissione Urbanistica, ma anche dalla Commissione Bilancio e dalla Commissione Mobilità. Sostanzialmente, con questa delibera di indirizzo, i consiglieri chiedono di vincolare alla realizzazione di un'opera importante, e cioè la stazione Giardino di Roma, sulla linea Roma Lido, quindi una nuova fermata della linea ferroviaria Roma Lido, degli oneri derivanti diciamo, da alcuni permessi di costruire rilasciati in base al cosiddetto piano casa e appunto anche altri oneri derivanti da un accordo di programma insistente sempre nel comprensorio di Giardino di Roma. Su questo tema sono state fatte tantissime commissioni, in cui innanzitutto abbiamo cercato di capire come consiglieri se fosse possibile destinare queste somme, innanzitutto se le somme erano in realtà già state introitate dall'amministrazione e se poi se le stesse somme si potevano spendere, diciamo, investire per la realizzazione di un'opera che ricade soprattutto su una linea ferroviaria che, come sapete, non è di proprietà del comune. Quindi, dopo aver fatto tutte queste verifiche, grazie all'aiuto e al supporto degli uffici, e credo anche dopo aver presentato in passato anche delle mozioni sempre sullo stesso tema, sì, lo leggo qui, abbiamo approvato già il 25 ottobre del 2018 una mozione, la 186, in cui chiedevamo proprio la realizzazione di questa stazione della linea Roma Lido. Abbiamo fatto anche un passaggio con il decimo municipio, perché in passato queste somme erano destinate alla realizzazione di un'opera differente, e quindi lo stesso municipio si è nuovamente espresso il 17-12, quindi il 17 dicembre del 2018, all'unanimità in favore della realizzazione di quest'opera. Quindi, di fatto, ci siamo accertati, oltre che della fattibilità, quindi amministrativa, diciamo così, della realizzazione di quest'opera, anche se il municipio e quindi il territorio la ritenesse un'opera prioritaria. E devo dire che in tutte le commissioni erano presenti comitati, associazioni, cittadini che hanno ribadito quanto per loro quest'opera sia appunto cruciale e fondamentale. Pertanto noi oggi riusciamo a portare in aula questa delibera, avendo fatto, però lo voglio ricordare, già un passaggio in sede di discussione di bilancio a dicembre, perché con un emendamento abbiamo già inserito l'opera all'interno del DUP. Il passaggio successivo, quindi, è quello che chiediamo noi adesso alla Giunta con questo atto, è di fare tutti i passaggi successivi necessari per attuare quest'opera. Primo fra tutti, ovviamente, la realizzazione del progetto dell'opera stessa. Inizialmente va emerso anche in commissione che l'opera doveva essere realizzata forse dal privato come un'opera a scomputo, quindi ci risulta che in passato, se non sbaglio nel 2014, fosse già stato presentato un progetto inerente alla stazione dal privato, e ora quindi sarà alla Giunta dare attuazione alla delibera, mandando avanti questo progetto, cercando di capire come svilupparlo e come poi metterlo a gara. E anche in considerazione del fatto che, come sappiamo, dovrebbe essere sottoscritto un accordo tra la Regione e Roma Capitale,
proprio per riguardante diciamo il tutta la l'ammodernamento della linea Roma-Lido e ovviamente anche verificando all'interno di questo accordo la possibilità di cofinanziamento da parte della regione dell'opera stessa. Per cui noi concludiamo con questa con il voto su questa delibera il lavoro che è di nostra competenza, che è quello di indirizzo ovviamente, in merito alla realizzazione di opere che per noi infrastrutturali e legate alla mobilità che noi, per noi sono prioritarie e demandiamo alla Giunta tutte le attività successive su cui ovviamente ci terremo aggiornati. Grazie.